che si riferisce a situazioni di fragilità personale. Il microcredito è di due tipi, il microcredito sociale, che ha uno scopo che in questo momento non riguarda la comunicazione di oggi, invece il microcredito imprenditoriale è quella forma di sostegno al credito che è rivolta ad imprese giovani, ad imprese piccole, ad imprese che inevitabilmente hanno la necessità di ricorrere a mutui o a rimborsi che abbiano una certa flessibilità. Ecco che noi abbiamo messo in campo una cifra di poco inferiore ai 4 milioni, 3 milioni e 8, cui si aggiungerà un'analoga somma, quindi un montante finanziario che supera i 7 milioni, si avvicina agli 8, che sarà devoluto alla gestione di due soggetti che hanno composto un'ATI, che risultano iscritti nell'albo di coloro i quali possono, per dettato ministeriale, gestire questo tipo di finanziamento, e questi gestori metteranno per l'appunto delle risorse ulteriori proprio per consentire ad almeno 400 piccole imprese con meno di 5 anni di poter avere credito in forma più flessibile e meno costosa. Parte da oggi la cosa del microcredito, che mi vale la pena sottolineare, è che non si tratta solo di prestito di denaro, ma è anche una forma di sostegno, assistenza tecnica e accompagnamento al beneficiario di questa misura.